Buonasera a tutti, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento in streaming qui dal Centro Servizi Culturali. Poi viaggeremo oggi per l'Italia e per la Sardegna, un appuntamento per noi molto importante perché ci permetterà anche di metterci in discussione, quindi è uno di quegli appuntamenti preziosi. Il tema sarà quale biblioteca per leggere il presente e costruire il futuro, la parola agli utenti. È un incontro che il Centro Servizi Culturali di Oristano ha organizzato insieme all'AIB Sardegna, alla sezione AIB Sardegna, e abbiamo ospite Maria Stella Rasetti, che è direttrice delle biblioteche della città di Pistoia, e Roberto Puzzulu, presidente AIB della sezione Sardegna. Io presento meglio i due ospiti, anche se poi Roberto gioca in casa, in pratica, perché è anche un nostro collega del Centro Servizi Culturali di UNLA di Macomer. Maria Stella Rasetti dirige le biblioteche della città di Pistoia e coordina la rete di cooperazione della provincia. E in particolare direttrice della San Giorgio, che è una, insomma, un po' tutti quanti sbirciamo quello che fa la Biblioteca San Giorgio, è una delle biblioteche più innovative d'Italia ed è in salita tra le biblioteche faro dell'Unione Europea, soprattutto nell'ambito del progetto Public Library del 2030. Ha insegnato materie biblioteconomiche per 10 anni all'Università di Firenze, ha pubblicato una decina di libri di aggiornamento professionale e oltre 130 saggi su riviste specializzate e libri. Un libro più conosciuto di Maria Stella Rasetti è Bibliotecario, il mestiere più bello del mondo. C'è un punto fondamentale che anche noi dei centri di servizi culturali spesso leggiamo e prendiamo spunto dalle riflessioni e dai suggerimenti che Maria Stella Rasetti propone, cioè quella che ogni biblioteca possa costituire un elemento di propulsione verso il miglioramento personale delle comunità nel loro complesso. E noi crediamo che gli spazi culturali, come le biblioteche, come le mediateche, come i centri di servizi culturali, questo devono fare, cioè devono essere dei motori e degli punti dove ci sia uno scambio continuo, un grande mercato di idee, cioè un grande scambio dove la gente possa confrontarsi. Roberto Puzzulu invece ha lavorato come dipendente di società che gestiscono servizi esternalizzati in diverse biblioteche del Margine. Dal 2007 è bibliotecario unico della Biblioteca Comunale di Dualchi, dal 2009 è stato assunto invece al Centro Servizi Culturali UNLA di Macomer e nel 2011 è anche diventato responsabile della Biblioteca Digitale Media Library che abbiamo presentato anche qui in un altro streaming. Tra l'altro Macomer è stata in Sardegna il primo spazio che ha ospitato e che lavora con la Media Library Online. Dal 2017 collabora anche con la cooperativa sociale Studio Progetto 2 di Abasanta e dal 2017 è stato eletto nel comitato esecutivo regionale della sezione Sardegna dell'AIB, di cui è stato vicepresidente e insomma da pochi mesi, dal 2020, è diventato direttore della sezione AIB Sardegna, direttore, scusate, presidente della sezione AIB Sardegna. Quindi, insomma, con un incarico importante perché l'AIB è la nostra associazione di riferimento e che insomma, porta avanti anche le battaglie politiche per il nostro settore. Quindi, Roberto, partiamo con questo incontro, insomma, ringraziando Live a te, ma in particolare Maria Stella Rasetti per averci dedicato questo pomeriggio, perché sappiamo bene che l'ha dovuto incastrare tra i mille impegni che quotidianamente affronta. Allora, Roberto, do a te la parola così entriamo nel tema dell'appuntamento di oggi. Grazie. Guarda, io sono contentissimo di essere presidente, della sezione Sardegna di AIB e di aver dato in tutti questi anni un impegno sempre crescente all'interno dell'associazione perché l'AIB che nel 2020 ha fatto 90 anni di vita perché si è costituita nel 1930, è sempre stata attenta ai problemi delle biblioteche, della professione ed è stata per
presente non solo in Italia nella articolazione delle sue sezioni regionali, ma è presente anche all'estero, dove partecipa e collabora con le principali organizzazioni professionali internazionali. E siamo tutti associati e il nostro impegno è volontario all'interno dell'Associazione Italiana Biblioteche. E si può, e questo e su quello che vado a dire adesso teniamo anche in modo particolare, tutti possono sostenere l'AIB, perché ci si può iscrivere a AIB nelle singole sezioni regionali come soci amici, quindi si sostiene con quel contributo annuale dell'iscrizione l'Associazione Italiana Biblioteche, il suo impegno nei territori e le sue battaglie per il riconoscimento e la valorizzazione della professione. E devo anche dire, e questo è un vanto, è stato un vanto per tutti noi, che nel 2020, con la pandemia da Covid-19, l'impegno dell'AIB è stato importante, perché sulla questione legata alle riaperture delle biblioteche, tutte le biblioteche, le biblioteche pubbliche, le biblioteche di università, ha condotto una battaglia che poi ha portato alla riapertura delle biblioteche in Italia, in tutta Italia, sempre però tenendo conto della situazione dell'emergenza sanitaria, dando voce a tutti gli utenti che avevano bisogno delle biblioteche e dei servizi che le biblioteche offrono, che restano non solo servizi essenziali, servizi fondamentali per i cittadini. E oggi siamo qui con la direttrice delle biblioteche comunali di Pistoia, Maria Stella Rasetti, per parlare di una importante iniziativa che è la proposta nata dall'idea di Maria Stella Rasetti di un questionario rivolto proprio agli utenti delle biblioteche, ai cittadini, per capire che cosa è successo durante questi mesi di chiusura e riaperture delle biblioteche, di limitazioni negli accessi in biblioteca, di servizi ridotti oppure reinventati. Noi vogliamo sapere che cosa i nostri utenti pensano delle biblioteche che frequentano con piacere, che cosa vorrebbero trovare di nuovo in biblioteca. È importante che facciano sentire la loro voce, e le risposte in tutta Italia al questionario promosso da Maria Stella Rasetti, ma sostenuto da altre realtà, tra cui anche l'AIB, sono già tante. Non vi posso dire il numero, perché il numero è in continua crescita, ma lo scopo di questo nostro incontro è di divulgarlo nella maniera più ampia possibile anche nella nostra regione, e avere tantissime risposte dai nostri cittadini. Ok? Perfetto. Allora, diamo la parola a Maria Stella Rasetti, così ci introduce anche a questo nuovo lavoro, e che nasce ovviamente da una riflessione lunga su quanto succede, quanto è accaduto, tra l'altro, quest'ultimo anno, ma ovviamente con radici molto più profonde. Bene, buonasera a tutti. È per me un grande piacere condividere con voi questo momento di riflessione, di approfondimento sulla nostra vita professionale, su tutto quello che è successo
in un anno sicuramente il più difficile che possiamo ricordare nelle nostre carriere, un anno in cui è successo qualcosa di assolutamente inatteso, fuori dal comune, che ha sbaragliato tutte le logiche e le abitudini, sia degli utenti sia nostre. È stato un anno terribile con il suo portato di lutti. Di straordinario impatto sulla nostra vita. È stato un anno di grandi cambiamenti e questi cambiamenti ovviamente ci hanno portato a riflettere molto velocemente, a dover fare un cambio di passo, a doverci adeguare ad una realtà che sta continuando a mutare, ma che ci costringe ad accelerare, a premere di più sul pedale dell'acceleratore. Ora, noi bibliotecari, se dovessimo raccontare la nostra storia professionale, quando è, come nel mio caso, lunga, perché ho tantissimi anni di servizi alle spalle, ecco, in questi casi potrei raccontare tutti i cambiamenti che abbiamo vissuto nel tempo, dall'introduzione delle tesi di Viareggio dell'87 in poi, quando puntammo sui centri informativi e non più centri sociali, quando c'è stata l'automazione, quando è arrivato internet. Ma noi abbiamo vissuto tantissime evoluzioni. Si può dire che il lavoro del bibliotecario è in continuo, in perenne mutamento e cambiamento. Non a caso Ranganathan ci diceva appunto la biblioteca è un organismo che cresce, cioè teorizzava nella sua quinta legge la dimensione del cambiamento. Quest'anno certamente abbiamo fatto un bell'esercizio, molto, molto faticoso per tutti noi e quindi proprio in virtù di questa straordinarietà si è posto per tutti noi la necessità di riflettere in modo specifico sul sentimento che i nostri utenti hanno provato nel sentirsi improvvisamente privati per almeno 2 mesi delle biblioteche. Ricordo che le biblioteche sono state chiuse dal 9 marzo al 18 maggio, tutte quelle che sono riuscite a riaprire, per fortuna una bella quantità, comunque hanno subito 2 mesi pieni di stop. Quello è stato un trauma. Persone che non solo si sono viste negare la possibilità di completare dei percorsi di studio, di ricerca, penso ai ragazzi all'università, ai ragazzi che sono comunque inseriti nei percorsi informativi e formativi, ma anche le persone comuni si sono viste private delle loro abitudini, dell'andare a leggere il giornale al mattino, nell'accompagnare i bambini a prendere qualche libro o qualche film da portare a casa, nel trascorrere il tempo libero insieme con altri amici, nel vivere l'attività culturale delle biblioteche, che è sempre ampia, ricca, diversificata. La biblioteca sappiamo bene che non è solo luogo di studio e di approfondimento, ma è anche luogo di incontro e piazza aperta alle conversazioni delle persone comuni, è tempo libero, è un luogo dove condividere delle amicizie, dove bere un caffè, dove trascorrere un pomeriggio in serenità senza essere consumatori e senza dover essere obbligati a pagare, come succede nei centri commerciali. La biblioteca è il luogo della democrazia per eccellenza. Tutto questo è venuto meno. E chiaramente tutti siamo rimasti sconcertati di questo. Quando abbiamo riaperto, lo abbiamo dovuto fare per forza di cose, ed è giusto che sia stato così, tra mille cautele, tra mille corsie ben differenziate di entrata e uscita, con la prenotazione dei posti di studio, con la prenotazione dei libri, con
quella cosa, e la chiamo proprio cosa, perché la barriera di plexiglass al bancone, che è qualcosa di assolutamente lontano, no? Dallo spirito del bibliotecario e dell'utente della biblioteca. Ecco, mettere quella barriera, avere la mascherina, ha voluto significare offrire una biblioteca in una forma completamente diversa da quella che tutti conoscevamo, sia di qua che di là dal banco, in una forma inedita. Certo, una forma minimale se vogliamo, perché per esempio nella mia biblioteca da una media di 1.700 persone al giorno siamo passati ad una media di presenze nei posti di studio di 140, quindi meno del 10%, quindi è stato un trauma incredibile. Questo questionario che è in diffusione online da prima di Natale e che rimarrà ancora un po' per raccogliere ulteriori testimonianze, ha appunto lo scopo di raccogliere i sentimenti, cosa le persone, che cosa è mancato di più delle biblioteche ai nostri utenti, come si sono sentiti. E anche quanta nostalgia per certi versi, no? Hanno provato, quale sentimento di gioia hanno provato al momento della riapertura, quando ci hanno ritrovato. Ecco, la biblioteca è anche un luogo di sentimenti. Avere fatto questo questionario, è servito anche per ridare uno spessore umano alle relazioni, tra noi e i nostri cittadini. In questo voglio dire grazie, a chi ha dato le gambe a questo questionario, cioè alla professoressa Chiara Faggiolani dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma, alla Commissione Nazionale Biblioteche Pubbliche, al CSBNO e a Rete delle Reti, che sono stati protagonisti operativi nella messa a punto di questo questionario per raccogliere appunto i sentimenti delle persone attorno al nostro lavoro e alle nostre biblioteche. Bene, Roberto. No, devo subito ringraziare Maria Stella perché ha citato tutti i protagonisti di questo importante lavoro che io non avevo citato, perché è giusto dire che il questionario è nato da un'idea di Maria Stella Rasetti, ma Chiara Fagiolani, CSBNO, Rete delle Reti sono le gambe del progetto. Sì, è vero, è vero. No, dunque, come hai sentito, Maria Stella ha voluto concentrare il suo discorso sugli utenti, cioè sul fatto che questo questionario sia rivolto a loro, anche se ha fatto un cenno importante al fatto che le biblioteche, i bibliotecari non siano stati con le mani in mano, ma abbiano reagito in maniera straordinaria, usando anche moltissimo la fantasia. E in un corso di aggiornamento professionale che la dottoressa Rasetti ha curato per noi a AIB Sardegna, proprio parlando di questi aspetti, abbiamo parlato del termine della resilienza, del concetto di resilienza. Però la dottoressa Rasetti ha usato anche un altro termine importante che dovrebbe fare la differenza e che farà la differenza. Quindi chiedo a lei se lo vuole brevemente ricordare. Sì, allora il termine resilienza va molto di moda, no? È un termine considerato molto bello ed è un bel concetto, cioè riuscire a non lasciarsi condizionare troppo da quello che succede, ma anzi tornare a quello che eravamo prima della trasformazione, prima del
del trauma che abbiamo subito, no? Resilienza è un termine che viene, credo, dalla scienza dei metalli, è un termine che prendiamo in prestito dalle discipline scientifiche e lo applichiamo ai comportamenti umani, alle reazioni umane. Siamo stati resilienti perché non ci siamo lasciati abbattere, ma abbiamo riflettuto, pensato, però siamo andati anche oltre. Si dice siamo stati antifragili, cioè l'antifragilità è qualcosa di più della resilienza perché significa che siamo migliorati a seguito del trauma, abbiamo imparato una lezione importante. Ecco, se c'è una cosa che ci ha reso antifragili, cioè capaci di trarre quasi un beneficio da questa situazione, è il fatto di essersi liberati da tante certezze che alla fine diventavano gabbie, la centralità dello spazio. Lo spazio non è più esistito, eravamo chiusi. Quindi tutti gli investimenti che in una biblioteca come la mia di 9.000 metri quadrati sono stati fatti negli anni, li abbiamo dovuti accantonare perché la porta era chiusa, poteva esserci dietro uno sgabuzzino, sarebbe stata la stessa identica cosa. Quindi siamo dovuti immediatamente passare al digitale, immediatamente inventare nuove modalità di servizio, anche ricorrendo a strumenti antichi. Pensiamo a come è stato importante il telefono in questi mesi nei quali appunto era quasi l'unico sistema per rimanere in contatto con gli utenti in una forma non del tutto solo tecnologica, no? Quindi non solo con le mail, con il sito, col digitale, ma le telefonate agli utenti, sapere come stavano, dire loro che potevano comunque chiederci informazioni o chiedere libri da far avere col prestito a domicilio e con tante altre modalità. Il fatto di mantenere un contatto umano con le persone è stato molto importante. Durante queste feste di Natale, mi fa piacere ricordarlo, i nostri volontari, che ovviamente si sono fermati nei mesi del lockdown e non hanno più potuto fare tutte quelle belle iniziative che facevano durante nella vita precedente, hanno voluto creare le letture al telefono di fiabe e favole per bambini, per adulti, e dalla prossima settimana cominceranno, in accordo con l'ospedale, a fare le letture al telefono per le persone che sono ricoverate in ospedale e che sono ancora sole, non hanno ancora la possibilità di ricevere la visita dei loro cari, no? Quindi è importante inventare cose nuove, rimettersi in gioco, utilizzare quello che abbiamo, le poche risorse che abbiamo, quindi anche un telefono semplice, anche un cellulare da cui fare un video per rimanere in contatto. Tutto questo serve moltissimo perché ci rende consapevoli della necessità di mai stare fermi. Ecco, stare fermo per un bibliotecario vorrebbe dire tornare indietro, perché nel frattempo la realtà è andata avanti. Quindi sempre essere capaci di guardare oltre, inventare nuovi servizi, inventare nuove opportunità, acquisire nuove competenze e soprattutto creare nuove alleanze, perché il bibliotecario da solo non arriva da nessuna parte. È possibile ottenere dei risultati solo se ci si allea da un lato con i cittadini, che sono i nostri clienti utenti, ma dall'altro anche con associazioni, enti, fondazioni, tutte quelle istituzioni con cui fare qualcosa assieme e avere quindi una massa critica di risorse intellettuali, materiali, anche economiche, per poter impattare sulla città, fare la differenza. Oggi le nostre comunità, che sono in crisi dal punto di vista economico, per tutto quello che sappiamo essere successo, hanno bisogno delle biblioteche, hanno bisogno delle biblioteche per risparmiare
per poter avere i documenti che altrimenti dovrebbero comprare, ma hanno bisogno anche del nostro supporto sul fronte dell'alfabetizzazione digitale. Bisogna noi organizzare corsi sullo SPID, sull'uso dei nuovi sistemi di videoconferenza, su cui molti, ma non in tutti, ci siamo ancora familiarizzati in questi mesi. Dobbiamo sostenere le persone che hanno perso il lavoro a riqualificarsi, magari facendo in biblioteca con nostri partner dei bilanci delle competenze per rimettersi in gioco, per ricercare un nuovo lavoro o anzi crearlo, come si dice adesso. Quindi il nostro ascolto dei bisogni della comunità è molto importante dal punto di vista strategico e è il modo per essere antifragili, cioè per riuscire ad essere ancora di più all'altezza di compiti che stanno diventando ancora più difficili, ma anche più strategici. Da qui il fatto che la biblioteca sia importante, non se ne possa fare a meno e debba essere in grado di dare queste risposte, che altrimenti nessuno darebbe alle persone che rischiano di essere più fragili, più sole, più esposte alle difficoltà economiche, sociali con cui dobbiamo fare tutti i conti. Da qui la necessità di ripensare tutti i giorni a una biblioteca che sia in grado di essere all'altezza del suo tempo. E per noi è una sfida, noi bibliotecari, è proprio il nostro pane quotidiano, cercare sempre nuove strade, nuove alleanze, nuove strategie per riuscire a dare risposte. Il nostro motto è quello di dare risposta. La responsabilità significa abilità a dare risposte. Questo discorso che ovviamente condivido in pieno perché è il pensiero che cerchiamo nel nostro piccolo, in uno spazio piccolo come il nostro, di applicare nella quotidianità della nostra attività. In questo periodo ancora di più si pensa continuamente a come mantenere viva il contatto con l'utenza. Mentre stava parlando mi è venuto in mente il primo giorno che sono entrato qui al centro servizi, ero l'unico del gruppo che veniva in sede, preparava il materiale per gli altri che erano fuori, insomma, si coordinava il lavoro. E la prima mattina che sono venuto qui del lockdown è stata un'impressione terribile, perché il nostro centro, insomma, da quando apre ha sempre gente, ci sono corsi, gente che studia, persone che seguono le postazioni internet, chi si guarda i film nelle postazioni, eccetera. Quindi un via vai continuo. Entrare e sentire niente. Allora proprio ho preso il cellulare e ho fatto il giro, il tour, la visita guidata del centro con nessuno dentro e l'abbiamo postato. Ed è stato anche bella la reazione perché gli utenti hanno risposto a questo video, cioè tutti hanno chi ha commentato, chi ci ha mandato una mail, chi ha telefonato. Quindi è stato il modo per riagganciare questa situazione che aveva spiazzato prima di tutto anche noi operatori perché ci ha disorientato, no? E ovviamente tutti gli utenti che non potevano più stare a stretto contatto con noi. E questo ha attivato quella relazione di le mail, sia nostre che si raccontava che cosa si stava combinando, anche se non ci si vedeva, sia degli stessi utenti che ci scrivevano a mail per chiederci loro come si stava dalla nostra parte, cioè che se tu andava tutto bene, come stavamo lavorando. Quindi è importante perché poi diventa sempre lo scambio. Credo che poi sia una delle cose fondamentali capire sempre che è vero che questi spazi danno, ma è vero che questi spazi, chi lavora in questi spazi poi riceve veramente tantissimo dall'esterno, che poi ridiventa la capacità di rielaborare e di ridare. Penso che poi questa sia una degli aspetti più belli e più positivi di chi fa questo lavoro. Robby. Sì, quello che diceva la dottoressa Rasetti è giustissimo. Allora, immaginiamo se possa essere mai possibile una biblioteca senza libri e una biblioteca senza persone. Non esisterebbe più una biblioteca. Infatti, adesso
dopo tutto quello che si è fatto, perché c'era l'emergenza sanitaria e delle risposte, delle soluzioni andavano trovate, stiamo, immagino, tutti lavorando a un ritorno in presenza, a tutte quelle attività in presenza che le biblioteche a poco riprenderanno a fare con nuovo spirito e nuove energie, perché è quella l'unica direzione, non sicuramente il mero rifugio nel digitale, che è importante quanto vogliamo, ma lo abbiamo appena detto, molte persone non sanno usare questi strumenti e quindi gli proponiamo un libro elettronico da leggere, ma non sanno nemmeno cos'è, come si scarica, dove si legge. Quindi voglio dire, allora, e poi non possiamo mai dimenticare che le biblioteche italiane, tutte le biblioteche, hanno dei patrimoni in libri, i libri di carta, che nessun altro ha. Assolutamente, quindi, e sono materiali ancora vivi che continuano a parlare a ogni nuovo lettore che prende in mano quel libro. E quindi, cioè, allora, sicuramente non possiamo buttare via e dimenticare il passato, no, non è così. Certo, abbiamo bisogno di risorse, quindi alleati e di risorse. Io immagino che la politica, le istituzioni giustamente sollecitate possano dare delle risposte, perché io adesso voglio anche ricordare qui che l'AIB ha risposto al Ministero sul cosiddetto piano della resilienza, quindi è stata coinvolta anche l'AIB proprio a livello progettuale e proposte, e l'AIB ha dato le sue proposte, quindi voglio dire, ecco, e continuerà a darle, perché ci rendiamo conto che abbiamo anche bisogno che le istituzioni ci siano vicine, perché stiamo parlando di biblioteche pubbliche, i cui servizi, è vero, per gli utenti finali sono gratuiti, ma tenere su una biblioteca, gli operatori che ci lavorano, le spese vive, ha dei costi, ha dei costi. Quindi dobbiamo anche ragionare in termini di sostenibilità. Allora, la passione che tutti noi operatori ci mettiamo potrebbe anche non esaurirsi mai, perché se facciamo questo lavoro con passione non stiamo a guardare all'euro, però è ovvio che la nostra passione da sola non può bastare. Certo, sono perfettamente d'accordo con quello che dici, Roberto, perché in effetti alla politica sta l'onere di essere consapevole che le biblioteche non sono altro, e lo dico non a caso, perché in molti dei nostri DPCM che abbiamo studiato in questi mesi abbiamo visto che le biblioteche spesso non sono state nemmeno citate, sono state altri istituti culturali, no? Come se fossimo un avanzo, degli spiccioli buttati lì, come l'ultimo partito, vi ricordate, nelle elezioni ci sono i grandi partiti, poi in fondo altro. Ecco, noi non siamo altro, noi siamo una realtà importante, fondamentale, poco finanziata, poco percepita e quindi anche poco valorizzata. La stessa misura che ha permesso a tantissime biblioteche di comprare libri presso le librerie indipendenti, una misura ministeriale che sicuramente ha aiutato molto le biblioteche,
però le ha viste in una funzione di mezzo, non in una funzione di fine. Il fine non era dare risorse alle biblioteche, ma era sostenere le librerie indipendenti, il che è un fine ottimo, ma certo le biblioteche non sono un vassallo delle librerie indipendenti. Quindi noi abbiamo il dovere di lavorare molto con la politica a livello locale, fare advocacy, come si dice, e fare lobby anche quando servirà. In questo l'AIB devo dire che ha lavorato molto bene in questi mesi nel rapportarsi anche con Lettere Aperte, non certo, come dire, carine, ecco, anche battuto i piedi forte in terra per far sentire la nostra voce. Noi abbiamo bisogno che le nostre biblioteche siano riconosciute come un ganglio della democrazia, assolutamente fondamentali, come gli uffici postali, come gli ospedali, come le scuole, cioè sono un presidio dello Stato, anche se dipendono dagli enti locali, ma dello Stato come Repubblica, intesa come insieme delle istituzioni che la governano. Quindi dobbiamo reclamare maggiore attenzione a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, a favore delle biblioteche, che sono sì una grande fonte di spesa, ma sono anche un grande investimento, perché per ogni euro che viene speso per le biblioteche, noi questo euro lo traduciamo in servizi che se non ci fossero lascerebbero da soli milioni di italiani, li lascerebbero senza altre alternative, perché noi stiamo in un posto particolare che è quello tra informazione, sostegno alla formazione, assistenza alla qualità del tempo libero, miglioramento di sé, miglioramento delle relazioni tra le persone. Quindi noi agiamo con molte più faccette di quello che fa la scuola o di quello che fa l'ospedale, che agisce su una faccetta specifica. Noi siamo più poliedrici in questo e a maggior ragione abbiamo bisogno di essere sostenuti, perché quello che noi produciamo è molto importante, come diceva appunto il famoso detto, se pensate a quanto costa, no, biblioteca, per esempio, pensate a quanto costa molto di più l'ignoranza, no? Perché effettivamente nel momento in cui vengono a mancare i prodotti, gli outcome delle biblioteche, si impoveriscono le relazioni, si impoverisce la nostra comunità locale, in generale si impoverisce la società, le persone hanno meno strumenti critici e quindi si lasciano condizionare più facilmente da chi urla di più, da chi magari ha più soldi per far sentire la propria voce, diminuisce la capacità di essere creativi, perché la lettura ha un grosso impatto sulla creatività e sull'innovazione. E l'innovazione è una delle grandi sfide del nostro tempo. Non possiamo rimanere legati al passato, anche come Made in Italy, come tecnologie. Noi dobbiamo sempre guardare avanti. Le biblioteche hanno questo ruolo e quindi è importante che noi con la politica ci confrontiamo con molta serenità, con rispetto ovviamente dei ruoli, perché noi non siamo politici, non siamo gli assessori dei nostri comuni, ci mancherebbe altro. Però in un rapporto rispettoso dobbiamo far valere le nostre ragioni. Probabilmente anche noi dobbiamo impegnarci di più perché queste ragioni non rimangano nel chiuso del nostro giardino, dove le conosciamo, ce le diciamo, ce le raccontiamo, ma bisogna imparare ad uscire
ridurre la nostra autoreferenzialità, far sentire la nostra voce anche fuori. Perfetto, diciamo che ci avviamo alla chiusura perché come sempre il tempo vola con questi collegamenti online, anche perché insomma è stato molto interessante, quindi ci sarebbe anche da dire ancora tantissimo. Roberto, riprendi un po', così ci avviamo verso la fase di chiusura. Risottolineiamo anche l'importanza di questo questionario che poi ha fatto nascere anche questo incontro, perché è fondamentale. Come ha detto Maria Stella Rasetti, si lavora tutti insieme. Abbiamo bisogno di alleati. Anche noi che lavoriamo nelle biblioteche dobbiamo uscire dalla nostra autoreferenzialità. È ovvio che la voce degli utenti, di tantissimi utenti, sarà importante per poi andare a parlare con gli assessori, gli amministratori, i sindaci, le regioni. Allora, infatti, dovrebbe essere obbligatorio per le biblioteche il bilancio sociale della biblioteca. Proprio quello che ha detto prima Maria Stella Rasetti, un euro speso dall'amministrazione in biblioteca si traduce in servizi. Ora, non lasciare fasce di cittadini in una povertà educativa, cioè è un grande traguardo di ritorno che il lavoro delle biblioteche possono fare. Un libro in più letto da un bambino che vive in una famiglia in cui ci sono pochi libri è un grandissimo successo. Farà di quel bambino da grande una persona che penserà e potrà prendere decisioni con la propria testa. Quindi voglio dire, ecco perché, allora, e poi allora. Compilare questo questionario è semplicissimo perché lo possono trovare tutti online, perché tutte le biblioteche lo stanno mettendo nelle loro pagine social, stanno inviando mail e newsletter agli utenti iscritti, si fa in pochissimi minuti e le risposte di chi compilerà questo questionario saranno importanti per il lavoro di tutti noi. Mi spingo oltre, per il paese, per il paese. Se vogliamo uscire dalla crisi, che è sanitaria, economica, sociale, il ruolo delle biblioteche e le risposte dei cittadini possono essere fondamentali. Proviamo a dare risposte e a trovare soluzioni ai bisogni dei cittadini che hanno fatto sentire la loro voce attraverso questo questionario. Perfetto. Dottoressa Rasetti? Sì, anch'io sono assolutamente dell'idea di invitare tutti voi, tutti i cittadini della Sardegna a compilare questo questionario, a far sentire ciascuno la nostra voce perché è un momento importante nel quale si riesce coralmente a costruire una narrazione collettiva delle biblioteche come luogo di speranza e come risorsa che è non dalla parte del problema, ma dalla parte della soluzione. Noi abbiamo bisogno che il problema del Covid e della pandemia vada alle nostre spalle e dobbiamo andare al di là del guado, sull'altra sponda, che è la sponda delle soluzioni. I problemi, che sono quelli della sanificazione, dei maggiori costi per poter aprire, devono rimanere dietro di noi. Quindi questo questionario è un tassello importante. È importante che tutti i cittadini si sentano parte di questa idea di una biblioteca
che ci aiuterà a non a tornare alla vecchia normalità, perché alla vecchia normalità non ci torneremo più, ma diventa un tassello per costruire una normalità nuova e sperabilmente migliore di quella precedente. Perfetto, allora insomma, siamo proprio in chiusura e ovviamente noi ricordiamo, rilanceremo nuovamente nelle nostre pagine social il questionario come abbiamo fatto e stiamo invitando appunto gli utenti a dare i suggerimenti perché è veramente importante. Riteniamo, cioè condivido tutto quello che avete detto appieno perché questi nostri spazi sono spazi importanti di scambio, di crescita per tutti, per noi operatori, perché veramente ognuno di noi ogni volta che entra qui per il suo lavoro, quando riesce dopo 6, 7, 8 ore di lavoro, è sempre un po' diverso da come è entrato, perché ha avuto la fortuna di confrontarsi con tante persone, con altre associazioni, quindi proprio quello di sentire il punto di vista dell'altro, che arricchisce insomma le proprie conoscenze e soprattutto ci mette in discussione su tanti fronti. Quindi insomma ringrazio la dottoressa Maria Stella Rasetti e insomma le auguro buon lavoro perché ne abbiamo bisogno tutti in questo periodo e, insomma le auguro veramente di al più presto darci altri lavori che sono utili per metterci in discussione quindi altri libri, altri saggi per poter andare avanti nelle nostre attività. Con Roberto Pussolo ovviamente lo ringrazio per questo lavoro che l'AIB in generale nazionale, ma la sezione Sardegna sta portando avanti in questo caso e credo che questo sarà il primo incontro diciamo ufficiale che il Centro Servizi Culturali organizza insieme all'AIB Sardegna e speriamo di poter lavorare insieme, proprio mettendo insieme le proprie competenze, le proprie disponibilità. Noi appunto l'emergenza sanitaria ha fatto sì che abbiamo purtroppo lasciato la nostra bella sala dove quasi tutti i giorni si svolgeva qualche attività e siamo sbarcati nell'online che non è esattamente la stessa cosa, però allo stesso tempo ci sta permettendo di avere un rapporto più frequente di scambio anche con persone che sì, c'erano, venivano ospiti da noi, ma non con una frequenza come quella che stiamo facendo adesso, potersi confrontare con persone che stanno in altre regioni italiane o in altre aree del mondo. E questa è una delle diciamo cose buone di questa situazione che stiamo vivendo. Allora io vi ringrazio nuovamente, auguro a tutti buon lavoro. A chi ci segue, insomma, diciamo di passate parola perché ovviamente rimarrà nel nostro canale YouTube, nella nostra pagina Facebook e quindi insomma fate da come sempre per tutte le nostre iniziative il passaparola è il mezzo di comunicazione più forte che possa esistere. Quindi buonasera a tutti, buon lavoro e grazie.